Allora, com'è che non l'amo più? Forse in Africa, chi importa? Tu dimmi quando, dove sono le tue mani ed il tuo naso, verso un giorno disperato, ma io ho sete ancora. Perché penso al futuro. Tu dimmi quando, siamo angeli che cercano un sorriso, non nascondere il tuo viso, perché ho sete ancora. Questa strana pazzia è il paradiso che non esiste, chi vuole un figlio non esiste. Tu dimmi quando ho bisogno di te, almeno un'ora, per dirti che ti odio ancora. Lo sai che non ti avrò sul tuo viso, sta per nascere un sorriso, ed io ho sete ancora, e vivrò tutto il giorno per vederti andar via, fra i ricordi a questa strana pazzia. Come va? Bene. Tu? Bene. Prendi qualcosa? Un caffè. Un caffè e un cappuccino, per favore. Siedi. Allora? Stai bene così vestito da sposo, bello? Pure tu stai bene vestito da sposo. No, insomma, un po' più normali. Tu è bello. Sei proprio bene. Bouquet? Sta lì. Ah, c'è? Mamma mia. Io, guarda, io non è che sto contrario al matrimonio, che non sono venuto. Solo, non lo so, io credo che in particolare proprio un uomo e una donna siano le persone meno adatte a sposarsi tra di loro. Troppo sì, diversi, no. Capito? Sì, cioè, capito. No, non nel senso capito, che dovrebbe... Lo so, io sono perfettamente d'accordo. Ah. Solo che avrei voluto essere io a dirlo per prima. Così un po' mi dispiace. Mi dispiace se ci perdiamo, hai capito? Infatti, noi non dobbiamo perderci. No, però si dice sempre così e poi invece... Senti, domani che fai? Domani... Niente, tu stasera? Stasera? Ma stasera non...
non avevo un appuntamento veramente, una cosa, ma ho disdetto. Tu? Io dovevo disdire e mi hanno disdetto. Ah, volevi disdire? Ah, sì. Perché non hai disdetto? Perché mi hanno preceduto. Se disdivi, si disdiva prima e c'era un più tempo. No, beh... Meglio essere disdetto. No, intanto disdire. Ma tu non hai disdetto, sei...